Giomborno ragazzi, Giomborno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti, allora, oggi grande pomeriggio di Serie A, partiamo dal match, quello che sulla carta era meno interessante e che dava meno risposte rispetto a tutti gli altri, ovvero Bologna-Spezia, dove il Bologna sostanzialmente che cosa fa sulla carta? Il Bologna ragazzi miei partiva da favorita perché secondo me è più forte, è più attrezzata, poi lo Spezia più 10 sulla salvezza aveva quasi paradossalmente staccato la spina. Ora ieri il Cagliari si è riportato a meno 7, 7 punti sono comunque tanti rispetto magari alle 7 giornate, se non vado errato, che mancano. Ad ogni modo, nel primo tempo Bologna e Spezia è comunque una partita super interessante, è comunque una partita capace di intrattenere, è una partita divertente, è una partita che come sempre il Bologna vince grazie ad un modulo ben studiato da parte di Siniša Mihajlović, uno dei tecnici, degli allenatori, secondo me più sottovalutati dell'intero panorama calcistico. Mi viene in mente ad esempio questo suo 4-2-3-1 che funziona veramente bene. Lui ha rivoluzionato, ha rivitalizzato Soriano trasformandolo in un giocatore da nazionale, anche se poi difficilmente ci andrà. E Punta Barro, che tra l'altro a mio modo di vedere è un giocatore straordinario ed è perfetto per il 4-2-3-1, perché può giocare punta, può giocare alla destra e sinistra, può giocare trequartista, quindi una sorta di punta d'accompagnamento. Quindi secondo me questo è il modulo perfetto per Barro. Fatto sta che il Bologna va in vantaggio con il gol su calcio di rigore di Orsolini, guadagnato da Svanberg, un super Svanberg che nel secondo tempo chiuderà la gara, presa in mano sul 2-1 con una doppietta che però dà continuità appunto, come dicevo, al gol di Orsolini e al solito gol di Svanberg. Ora lo Spezia suppongo che staccherà abbastanza la spina perché gli interessa poco e nulla di quello che sarà il finale di stagione, anche se poi pure il Bologna più o meno è su quella riga là, su quella falsa riga. Sebbene io creda che in generale si potrebbe ovviamente spingere fino all'ultimo, è per questo che spesso dico ragazzi mettete i playoff per entrare in Europa, i playout per scendere in B eccetera, in modo che appunto il campionato sia vivo fino alla fine e non arrivare a fine aprile, inizio maggio, dove il campionato è bello che è archiviato. Detto questo, complimenti al Bologna che vince. E poi c'è la Lazio, quella che è una splendida gara, quella che è... Ma volevo parlare prima della Juventus, parliamo prima della Juventus. Ragazzi, la Juve, allora, partita nettamente noiosa, io penso che voi converrete con me. La partita non è stata per niente bella, è stata una partita sì noiosa ma soprattutto tattica, dove le due compagini hanno utilizzato il loro tempo per studiarsi. E a inizio partita ci sta, perché uno dice vabbè, inizio partita le due compagini si studiano, una studia l'altra, cercano di mettere in pratica tutte le varie cose che hanno capito dell'altra successivamente, quindi inizialmente è un po' una partita a scacchi. Paradossalmente questa è rimasta una partita a scacchi per tutti e 90 i minuti. Perché? Perché la Juventus non si scomponeva, perché l'Atalanta è maturata. Infatti ho visto qualcuno che si lamentava, diceva ma io mi aspettavo uno spettacolo. Io sinceramente lo spettacolo, come ho detto ieri nel mio post partita, me lo aspettavo da Cagliari-Parma e c'è stato. Me l'aspettavo da Lazio e Benevento, due squadre che lottano a morire per due obiettivi diversi e due obiettivi che non sono per entrambi insperati, perché magari la Lazio c'ha come obiettivo la Champions, ma è difficile, il Benevento la salvezza, che comunque ci sta, perché il Benevento è zona salvezza, ma il Benevento gioca ogni gara, secondo me, come una squadra che non c'ha nulla da perdere. Atalanta e Juventus giocavano come due squadre che invece avevano molto, molto, molto da perdere, ok? E quindi pensare che potesse essere una partita giocata a viso aperto in avanti, secondo me, era sbagliato in principio. Inoltre, avrete visto che questa Juventus stava facendo passi avanti con Andrea Pirlo in panchina, emulando un po' quello che era il gioco di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, quindi un gioco più conservazionista, un gioco più attendista, un gioco più di pause, un gioco più di attenzione ai dettagli. Inoltre l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta è maturata, un'Atalanta di 10 anni, no di 10, di 4 anni fa avrebbe giocato la partita in avanti e magari l'avrebbe persa in qualche modo. Oggi parliamo di un'Atalanta che comunque con Gasperini in panchina è maturata, ha capito quello che deve fare e ha capito quello che non deve fare, ha capito che può o non può gettarsi in avanti a capofitto come se sostanzialmente fosse l'unica cosa che conta, perché poi è vero che così le partite le vinci, ma secondo me le perdi anche. Questo è uno sketch, uno scalino, uno step di mentalità che Gasperini a mio modo di vedere ha preso. E
sotto tutti i punti di vista questo era uno spareggio, quindi per la tensione ci stava anche. L'Atalanta poi maggiormente ha aumentato il grado di cattiveria, e questa è una cosa che io non posso che lodare, perché secondo me quando poi devi vincere tu i punti li devi portare a casa, quindi hanno cominciato a prendere gialli praticamente tutti, ogni volta che un giocatore della Juventus si alzava in piedi lo ributtavano per terra, ma è giusto così, fino alla rete di Malinowski. Ora, vi dico la verità, quando l'ho vista andare per le lunghe la partita ho detto magari la sblocca la Juventus, magari la porta a casa la Juventus, tutto mi aspettavo tranne che appunto alla fine la vincesse l'Atalanta durante la partita. Prima della partita il mio pronostico era la vince l'Atalanta, molti mi hanno detto ma che stai a dì, per me l'Atalanta vince oggi, ahimè purtroppo secondo me l'Atalanta vincerà anche contro la Roma. Io credo che l'Atalanta chiuderà da seconda in classifica, e questa è una vittoria secondo me da scontro Champions. Quest'anno l'Atalanta è da Champions e c'è poco, ma veramente poco da dire, è una vittoria che non vale 3 punti ma ne vale 6, forse anche 9. Concludiamo con Lazio-Benevento. Lazio-Benevento è una partita che prende di bellezza nel secondo tempo, nel primo praticamente è una chiacchierata che la Lazio sostanzialmente fa da sola. Perché questo? Perché nel primo tempo la Lazio è tatticamente perfetta, non sbaglia praticamente nulla, se non ovviamente in fase di finalizzazione, quando ho visto Immobile prendere il palo, poi la di rialto, ho detto ecco questa è la giornata no di Ciro Immobile. In realtà poi andando a riprendere tutto, questa è stata un po' la giornata di Ciro Immobile. Perché dico questo? Perché Immobile di base, prima di tutto, favorisce l'autogol, quello che si butta dentro da solo De Paoli mi pare, poi fa il 2-0 in finalizzazione, ottimo, poi cede il calcio di rigore a Correa, cosa che secondo me non è da tutti i giorni, perché lì anche devi avere una sorta di leadership per riuscire a farlo. Sì, poi Correa che ha fatto il gol sul rigore prende anche, favorisce anche l'autogol quello di Montipò. Ad ogni modo però è un Benevento che si sveglia un po' tardi, è un Benevento che alla fine la riaddrizza in un modo clamoroso, fa il 4-3 molto prima rispetto poi al 4-3 effettivo che è arrivato dopo, con la Padula, gol che gli viene annullato mi sembra per un fallo in attacco, ed è una Lazio che comunque tiene botta. Il 4-3 alla fine lo fa Kamil Glik, giocatore difensivamente prolifico, perché sembra strano dirlo, è un'antitesi ma è così, è un paradosso, difensivamente prolifico, ma Glik è un giocatore che è difensivo ma che segna come un cane maledetto. Ora, per la Lazio, detto tutto ciò, non è finita, perché stanno al 90 millesimo e la partita ancora non si è conclusa. Se la Lazio ovviamente dovesse prendere gol nel finale non potrei che godere, ma non credo che succederà, anzi suppongo che lo farà, anzi ecco lo sta per fare, andiamo a vederlo, probabilmente lo farà proprio adesso e potremo chiudere il video. No, mamma mia, hanno sprecato un contropiede che veramente ci vuole una scienza, lo studiano nelle scuole calcio per sprecare un contropiede in questo modo. Ad ogni modo ragazzi, la Lazio continua a correre, poteva arrivare una vittoria un po' più solida, poteva arrivare una vittoria un po' più tranquilla. La Lazio alla fine è stata ripresa, ha sofferto, ha rischiato, ci ha avuto paura, ma l'importante alla base era fare i 3 punti e per il momento li sta facendo. Detto questo, non aspettiamo la fine, iscrivetevi al canale qualora non l'avete già fatto, lasciate tantissimi mi piace, vi ringrazio per aver visto questo video, buon ciao da Lene come sempre, ci vediamo in un prossimo video.